cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuela Giove e questo è il mio canale. Benvenuti a te che sei un vecchio iscritto, benvenuti a te che sei un nuovo iscritto. Oggi una ricetta, permettetemi, ci metto sempre il cuore, ma questa volta c'è un pezzo di cuore ancora più, come dire, immerso tra tutti gli ingredienti, perché il destinatario di questa torta è uno degli uomini che amo di più nella mia vita. Vi racconto un po' di più se siete curiosi di questa creazione, ma anche qualche piccola curiosità tra poco, perché anche oggi vuole dare gli auguri a Mattia, lei, la seconda star del programma. 3, 2, 1, sigla! Promette davvero di ingolosire tutti i piccoli grandi invitati alla festa del piccolo grande Mattia che compie 16 anni. Ho realizzato per lui questa torta che ha un connubio di golosità, raffinatezza, semplicità che farà sicuramente contentissimo il festeggiato e i suoi amici. Tutti i passaggi veramente semplicissimi per realizzare la torta Maxi Kinder Delice. A tra poco. Bene, per preparare la nostra torta Kinder Delice, io mi sono già portata avanti così insomma voi potete vedere il risultato del pan di spagna che ho realizzato, e ho prima montato le 6 uova con 400 g di zucchero e 250 g di burro a temperatura ambiente, poi ci ho aggiunto 300 ml di latte, ma non vi preoccupate, gli ingredienti poi ve li lascio scritti qua sopra, e poi le polveri setacciate, quindi 380 g di farina, 80 g di cacao e due bustine di lievito per dolci. Ho amalgamato tutto quanto e questo è il risultato, un composto molto 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 setoso, omogeneo, che sarà proprio la base della nostra torta. Vedete com'è corposo e com'è cioccolatoso. Come vi dicevo prima nell'intro, è una torta che sarà molto apprezzata dai ragazzi per il compleanno di mio figlio, quindi ho ritenuto che, essendo anche una delle sue brioscine preferite, realizzare una torta così sarebbe veramente stato molto molto gradito. Non faccio altro quindi che versare tutto quanto il mio composto su una teglia. Le dosi che vi ho dato sono per una torta per una ventina di persone, considerate poi che comunque è bella sostanziosa. Io ho utilizzato questa teglia rettangolare perché, a mio avviso, quando si è tanti, avere una base rettangolare ti dà la possibilità di porzionare meglio le torte e i dolci in genere. Voi però, se volete, potete o realizzare due forme di pan di spagna rotonde, una magari da 22 cm l'una, oppure farne una sempre tonda più grande. Sistemiamo bene bene tutto quanto è composto, poi forniamo a 180 g di forno statico preriscaldato, fate sempre la prova a stecchino per una mezz'oretta, ci vediamo dopo. Bene, la nostra base ha cotto per 30 minuti precisi per quanto concerne il mio forno, andiamo a fare la prova coltello, in questo caso vedete pulito, quindi perfettamente cotto. Facciamo raffreddare la base e ci occupiamo della nostra farcia per farcire la nostra torta Kinder Delice. Bene, il nostro pan di spagna, la nostra torta per essere precisa, per più precisi, perché non è un pan di spagna, è raffreddato, l'ho tagliata a metà, la base l'ho lasciata come vedete bene sul vassoio che poi sarà quello da portata, e ho realizzato la farcia che non è altro che l'assemblaggio di mezzo litro di panna, latte condensato a sentimento e 250 g di mascarpone per le dosi della mia grandezza di torta. Adesso come andiamo a fare? È una base molto umida, però a me piace che anche nel tempo, dato che la gusteremo questa sera, rimanga ancora più umida, per cui vado semplicemente a spennellare la base come si confà con tutte le basi dolciarie, con un po' di latte. Non è semplicemente latte, non l'ho neanche zuccherato, proprio per esaltare il sapore del cacao. Poi, una volta fatto tutto questo procedimento, andremo a metterci la farcia sopra e poi andremo a capovolgere questa parte di torta, perché a me serve una base livellata, perché poi andremo a glassare la nostra torta, e quindi di conseguenza non facciamo altro che girare la parte sovrastante sotto e posizionarla dopo sotto. A tra poco.
tutte le Kinder Delis che si rispettino, dobbiamo fare la copertura della nostra torta e andiamo praticamente a tagliare il cioccolato fondente come ho fatto in questa maniera e lo andiamo poi a sciogliere al microonde. Questi sono 300 grammi di cioccolato fondente. E andiamo a tagliare, a sciogliere al microonde e intanto facciamo scaldare, non bollire, scaldare 250 grammi di panna. Emulsioneremo il tutto, ci aggiungiamo poi il burro e il glucosio. A tra poco. Ho riscaldato la panna, ho sciolto il cioccolato a bagnomaria, ho unito tutti quanti gli ingredienti, poi ci ho aggiunto il burro e il glucosio. Questo è il risultato. Adesso non dobbiamo fare altro che emulsionare la nostra glassa e non facciamo altro che prendere il nostro mini pinner e emulsionarlo. Dopodiché saremo pronti a glassare la nostra torta. Facciamo colare tutta quanta la nostra glassa, guardate che meraviglia, la spalmiamo bene bene e la lasciamo rapprendere. E poi ci vediamo per la seconda parte della decorazione. Avete visto? Avete visto com'è semplice realizzarla? Scendete giù, scendete giù. A voi la meraviglia della mia creazione e volevo soffermarmi sul fatto che comunque è di un'eleganza pazzesca. È una torta che comunque rappresenta proprio lo stile di un sedicenne, quindi ci troviamo nel mondo adolescenziale dove ormai l'eleganza, la sobrietà, ma la raffinatezza comunque ne fa da padrona. Il cioccolato rende tutto estremamente goloso, l'abbinamento dei colori a mio avviso è eccezionale, questo dorato che spicca sulla copertura di cacao e con questi dettagli che richiamano davvero e che contrastano col rosso del vassoio, davvero uno spettacolo e dovreste poi sentire anche la bontà. Ci ho messo il cuore per la realizzazione di questa torta, come vi ho detto nell'intro precedentemente, perché davvero ho voluto per questo piccolo grande uomo che ha rubato il mio cuore, è stato il mio secondo uomo importante, che poi ci sta il terzo e il primo, e quindi lui davvero è quello di mezzo che ha una parte del mio cuore, come poi per tutte le mamme. E ho realizzato per lui questa torta e questi abbinamenti di colori li ho trovati molto eleganti, ma al contempo molto d'effetto e molto sobri, come si confà a 16 anni, perché adesso non ci sono più i personaggi, ma neanche se uomini, insomma, secondo me ho trovato un giusto compromesso. Quindi fatemi sapere come se ne pensate, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella in modo tale come siete avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video, tanti pollici in su, tranne tanti commentini, come fare per non perdere i miei video, nulla di più semplice, in maniera gratuita, voi sapete che la vostra amica Samuela ogni venerdì alle ore 18 pubblica un nuovo video e per non perderlo basta semplicemente pigiare qua sotto di me, qua sotto c'è una scritta, iscriviti, voi la rossa la fate diventare scura e con lo stesso principio attivate la campanella in modo tale che una notifica vi partirà tutte le volte che c'è un video della vostra cara amica Samuela, un video variegato tra posta del cuore, ricette, canto, vi porto con me magari nei momenti più belli della mia giornata, condividendo con voi le mie passioni e condividete anche voi questo video affinché sicuramente possa essere utilizzato da tante amiche e vostri amici che magari vogliono realizzare il must della merendina in assoluto, che è appunto la Kinder Delisa a mo' di torta, ma ovviamente senza conservanti e nessun tipo, insomma, di aromi artificiali. Vi ricordo come sempre che se poi, come in questo caso, ad una torta così bella ci volete magari aggiungere un regalino in più, qui c'è il mio libro Isole, sta avendo davvero un grande successo, quindi magari oltre a ingolosire il nostro cuore di dolce, col dolce di questa meravigliosa realizzazione, lo ingolosiamo anche con tanto amore, che è l'ingrediente fondamentale per la riuscita di ogni ricetta. Io vi saluto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi anche di iscrivermi al mio indirizzo email, sapete che ci sono dappertutto su tutti i social media. Che cosa vi dirvi? Intanto auguri amore mio e come sempre vi ricordo che con Samu in cucina, attenzione che se mi cade poi chi va alla festa, ogni creazione quanto è bella e che profumo, è una creazione divina, quindi vi aspetto venerdì con una ricetta sempre scoppiettante, a venerdì.